chiamo Luca Bigazzi, teoricamente sono il direttore della fotografia, molto teoricamente, diciamo che sono l'operatore di macchina, mi sento più a mio agio. Quando si parla di amicizia si parla di evidentemente di qualcosa che scatta e che non ha di bisogno di parole per essere espresso. E questa cosa è una cosa meravigliosa nella vita, ma è una cosa ancora più interessante nel lavoro, perché il cinema è fatto di velocità, di rapidità, di comprensione reciproca senza bisogno di parole, e quindi c'è quel rapporto di comunicazione non verbale che unisce l'attore all'operatore di macchina, è una cosa che quando scatta è meravigliosa, nel senso che tu sai quello che lui sta per fare e lui sa quello che tu stai per fare. Quando scatta col regista, beh, è ancora più impressionante. Dopo, no, facciamo un'altra così, se vuoi, e poi facciamo un primo pianeta di lei al volo. Allora ne facciamo un'altra così. Posso dire che ho cercato di farlo in maniera semplice, in maniera ovviamente realistica. Le possibilità che offrono le macchine di ripresa digitali oggi fanno sì che l'idea stessa di realismo sia un po', come dire, ampliata. La capacità di leggere l'assenza di luce delle telecamere digitali hanno ampliato in maniera vertiginosa il concetto di realismo. Quindi quando dico ho cercato di fare un film fotograficamente realistico, intendo dire ho cercato di fare un film che fosse vero e che fosse riconoscibile, e in questo senso abbiamo esplorato qualsiasi cosa, insomma, dalle abat-jour alle candele alle luci stradali, senza spero, senza intromissioni tecniche. Bene, non rimane che girare. Allora, silenzio! Voglio pensare che quando un ragazzo vedrà questo film in qualche modo ci si riconoscerà, perché non riconoscerà l'artificio con cui è stato parzialmente fatto.